Cari amici di Fano TV, bentornati. Diamo un caloroso benvenuto a tutti voi per questa presentazione della squadra di calcio femminile dell'Unione Sportiva Fortuna Fano. E ci troviamo qui al campo sportivo della Gemara di Fano per conoscere tante bellissime ragazze che hanno deciso di intraprendere questo sport. E vogliamo lanciare un grande messaggio che lo sport è aperto a tutti, qualsiasi tipo di sport. E quindi l'ingrediente segreto è determinazione, passione e soprattutto tanto tanto talento. Quindi scopriamo tutte le novità e seguiteci. Siamo alla presenza del mister della squadra femminile. Da quanto allena queste ragazze? Allora, siamo partiti due anni, l'anno scorso con le ragazze, è cominciato un po' prima col calcio a 5, e poi le ragazze, che erano tutte ragazze che erano al Fano due anni fa, sono venute tutte dentro la nostra società e siamo partiti l'anno scorso e quest'anno sono già 50-60, c'è una passione incredibile. Ma ogni quanto si allenano? Si allenano tre volte alla settimana. Adesso la settimana scorsa abbiamo fatto tutti i giorni per cominciare la preparazione alla nuova stagione. Da questa settimana cominciamo il ciclo dei tre allenamenti settimanali per tutte le categorie. E la fascia d'età delle ragazze, su quale siamo? Abbiamo tutte le età, perché partiamo dalla prima squadra, che è composta dalle giovani che escono dal settore giovanile, quindi hanno dai 16 anni in su. E ci sono le ragazze che facevano calcio 5, che sono tutte venute dentro a giocare, hanno aderito al progetto del calcio 11. Poi c'è l'under 15, che l'allenerà Gianfranco, mio figlio. L'under 12, che l'allena la Giulie, che gioca anche nella nostra squadra femminile. E l'under 10 l'allena la Sira insieme alla Giulie. Bello che c'è questa collaborazione anche familiare, ma anche che le ragazze comunque si prodigano nel insegnare anche ad altre ragazze più giovani. Sì, ho pescato dove loro le conosco già dal calcio 5, c'hanno tanta passione quanta ne ho io, e quella è quella che sposta tutto alla fine. La passione è quello che, come ha detto lei, cioè, vince il mondo. Sposta le montagne, poi ci vuole anche un po' di competenza, cerchiamo di fare anche un bel lavoro, se possibile tecnico, però la base di tutto c'è quella lì. E questa squadra femminile ha avuto anche l'onore di essere affiliata ad una squadra di calcio di Parma. Esatto, siamo Parma Calcio e abbiamo un progetto con le affiliate di tutta Italia. Abbiamo l'onore di avere questa società che rappresenta la città di Fano, con cui collaboriamo da anni sul settore maschile e dalla scorsa stagione anche sul settore femminile. E per noi è molto importante, credendo molto in tutti e due i settori e vivendo di calcio e di calcio giocato, che è uguale sotto tutti e due gli aspetti. Ma come è nata questa collaborazione con anche il calcio femminile? Sì, a Parma Calcio c'è molta attenzione sul settore femminile, abbiamo la prima squadra in Serie B, tutto il settore giovanile, ci sono grandi investimenti da parte della società e nelle nostre affiliate puntiamo molto sul calcio femminile. Abbiamo aiutato, ecco, la creazione di questa nuova realtà l'anno scorso e adesso che è esplosa sta crescendo tantissimo, ci fa solo che piacere. Abbiamo varie società delle nostre academy che hanno il settore femminile nelle regioni su tutte Lombardia, Marche, Liguria e Lazio, e principalmente collaboriamo per la formazione dei tecnici e per far vivere quante più esperienze positive ai ragazzi e alle ragazze con eventi, con torneo internazionale, che tra l'altro già la vostra società ha partecipato vari anni col maschile e anche l'anno scorso col settore femminile. Ma ci può spiegare brevemente quali sono le metodologie di allenamento? Sì, ecco, una condivisione forte è quella sulla formazione degli allenatori, e sulla condivisione della metodologia d'allenamento, per noi basata molto sul gioco, fondamentale per crescere, imparare e per creare autonomia nelle giocatrici, quindi poter scegliere, poter decidere cosa fare in campo da sole, che poi è quello che le renderà giocatrici da grandi. Sì, perché l'autostima prima di tutto, e poi dopo comunque sia ci saranno gli allenamenti, ma la cordialità tra tutte le ragazze secondo me è la cosa fondamentale. Sì, assolutamente sì, ma si è creata abbastanza naturalmente questa cosa tra le ragazze, è venuta benissimo. Io condivido molto con loro, mi è piaciuto molto mettermi a fare il progetto insieme a loro, perché anche noi lavoriamo molto sotto l'aspetto del gioco, le facciamo giocare tanto, perché è giocando che si impara a giocare sostanzialmente. Tra l'altro abbiamo una delle nostre ragazze che è già in orbita a Parma, sembra.
siamo alla presenza di due giocatrici e bravissime perché sono partecipanti di Carissimi. Mi chiamo Emma Antoniucci, ruolo terzino destro. Invece alla mia destra chi abbiamo? Mi chiamo Stella, e gioco nell'Under 15 e qualche volta potrò salire anche in eccellenza. E, di solito gioco o terzino destro o mediano, o a centrocampo, o a destra o a sinistra. Ma questa passione per il calcio come vi è nata? Ah, da sempre, da quando sono nata, perché mio babbo allenava e quindi ho seguito la sua passione, giocando, allenando, quindi sono sempre stata in questo mondo. Ormai è un talento di famiglia, sì, quindi possiamo dire. Esatto, sì. E ogni quanto tempo vi allenate? Ogni 3 giorni alla settimana, più la partita la domenica. Mentre questa passione per te com'è nata? Ah, per me è nata perché giocavo sempre con mio cugino a casa e una volta ho provato, però non mi era piaciuto. E quando sono stata più grande ho riprovato e ho giocato un anno nella squadra maschile del Cagli e adesso gioco qua ai Carissimi. Ma avete trovato qualche difficoltà comunque sia nel calcio femminile, che sì, siamo magari abituati più a vederlo come sport maschile, ma invece sbagliamo. Ma sì, decisamente, anche perché per fortuna negli anni diciamo che è migliorato, no? Nel senso, ha sicuramente un'altra immagine. Io all'inizio giocavo coi maschi, quindi le difficoltà c'erano assolutamente. Adesso per fortuna ci sono società femminili che anni fa non c'erano, quindi era un mondo ben diverso. Ormai il settore femminile si sta espandendo e questo ci fa piacere. Certo, assolutamente. Mentre sappiamo una piccola novità che però non stiamo a svelare, però comunque sia ci può essere un grande futuro. Sì. Essendo affiliati con Parma Calcio, ogni tanto andiamo su a fare qualche allenamento. Una volta siamo andati su, abbiamo visto anche una partita della prima squadra e ci divertiamo molto, qualche volta andiamo su. E quanto è stato importante comunque il supporto della famiglia? Sì, è stato molto molto importante, sì, decisamente. Più che altro perché a me ha dato le basi poi per andare avanti, no? Mi ha dato la passione, poi la passione va coltivata. Però bisogna avere anche delle basi. E anche per superare tutti gli sforzi che, come dicevi, è stato inizialmente sì, un percorso difficile, poi adesso è tutto tranquillo. Mentre la tua famiglia è sempre stata felice comunque sia che partecipavi a calcio? Sì, mi hanno sempre supportato, mi portano sempre agli allenamenti, che non sto molto qua vicino, ci vuole mezz'oretta, tre quarti d'ora, e mi portano sempre, sono contenti. Poi io appena ho qualche novità, sempre loro la prima che dico qualcosa, sempre loro. Infatti la famiglia è la base di tutto, poi dopo tutto il resto, allenamento, passione, come abbiamo detto prima, cordialità, viene tutto il resto. E non può mancare anche il supporto dell'assessore allo sport. Cosa ne pensa di questo nuovo progetto? È una bellissima realtà che ho imparato a conoscere anche meglio in queste settimane, ma in città già si sapeva dei progetti che portava avanti appunto il calcio femminile a Fano. Io è con molto piacere che sono qui oggi a constatare anche il numero delle ragazze che partecipano a questo campionato e anche ai corsi della scuola calcio. Io stesso facevo calcio in questa realtà 30 anni fa e il calcio femminile era appena all'inizio, invece oggi dopo tanti anni è una bellissima realtà sportiva in Italia, nel mondo, è diventato uno sport affermato ed è molto bello vedere le ragazze fanesi che lo partecipano, e quindi dobbiamo dare tutto il nostro sostegno possibile, sperando anche di vederle un giorno giocare non troppo tardi allo stadio Mancini, quindi ci adopereremo in questo impegno, che non è una promessa ma è un impegno per dare valore a questo movimento. E poi comunque sia con degli allenatori di eccellenza le atlete non possono essere che da meno. Sì, qui c'è una realtà che da tanti anni che porta insomma alla ribalta sicuramente i tecnici che sono preparati, collaborazioni importanti come quelle con il Parma, che sicuramente danno anche prospettiva a chi vuol continuare poi a fare questo sport, e quindi credo che ci sono tutte le credenziali giuste per fare un bellissimo lavoro, compreso anche le strutture sportive, e il comune ovviamente dove può cerca di fare la sua parte.
E questo è anche un grande incentivo per le ragazze, perché vedono appunto che anche dalla parte dell'amministrazione c'è questa voglia di aiutarle anche nello sport, perché è molto importante. Sì, lo sport è assolutamente importante, lo sport è sicuramente passione, sicuramente salute, sicuramente benessere, ma è anche per le società sportive oggi un fatto economico, perché comunque tenere bene un impianto sportivo ha dei costi importanti, avere degli allenatori preparati, tecnici preparati anche con la riforma del lavoro sportivo sicuramente mette le società nelle condizioni di doversi organizzare, e quindi l'amministrazione comunale deve essere pronta a sostenere questi percorsi che le società sportive vorranno fare. A Fano siamo ricchi di società sportive che si dedicano ai ragazzi e ai giovani soprattutto durante tutta la settimana. Io sto conoscendo anche quelle che magari conoscevo meno in questi mesi, e devo dire che c'è un grandissimo fermento, anche se nel calcio queste settimane abbiamo vissuto dei momenti particolari anche per spinta nostra, ma proprio con la volontà di voler rifondare qualcosa anche di sano, di genuino e di sostenibile, così come vediamo qui oggi in forza presente, ed è quello che dovrebbe esserci in tutte le società. E ci fa piacere che queste iniziative siano sempre presenti, perché lo sport è aperto a tutti, indipendentemente da maschile e femminile, a tutti, e tutti possono partecipare. Sì, lo sport è inclusione per antonomasia, quindi deve esserci assolutamente la possibilità a tutti di farlo, di praticarlo, ed è veramente bello vedere che anche in alcune situazioni la squadra femminile e maschile giocano anche insieme, poi dopo ovviamente la realtà femminile è cresciuta e quindi ha meritato il suo spazio, però è assolutamente importante che ci sia questa voglia di stare insieme. Siamo alla presenza di tre giocatrici giovanissime. Come vi chiamate? Ottavia. Azzurra. Veronica. E quanti anni avete e in che squadra giocate? Io ho 9 anni e gioco ai Carissimi. Io ho 12 anni e gioco ai Carissimi. Io ho 11 anni e gioco anch'io ai Carissimi. Ma questa voglia di giocare a calcio, quando vi è nata? Quando vi siete sentite di dire voglio giocare a calcio? Io qualche anno fa, perché giocavo in giardino, guardavo la Juventus, la mia squadra del cuore, e dopo ho detto voglio provare calcio. Hai fatto bene. Sì, anche secondo me. E tu invece quando è stata quel giorno che hai voluto provare a giocare? Io circa 6 anni fa, mio padre... E mi disse vuoi provare a giocare a calcio, mi allenò un pochetto in garage e poi andai a provare sempre qua ai Carissimi, però essendo che erano tutti maschi abbandonai, e per 4 anni mi allenò mio padre facendomi guardare anche il Napoli, che è la mia squadra del cuore, e poi ho sentito la bella notizia che ai Carissimi hanno fatto una squadra femminile e andai subito a provare, e ora continuo perché mi piace molto. Complimenti, giustamente sempre seguire i vostri sogni. Tu invece? Io, guardando la mia squadra del cuore, mi è sempre piaciuto. Basta, solo questo. Ma comunque vorrete continuare quando sarete anche più grandi? Sì, io sì, poi faccio 2 sport, però mi piace molto il calcio, quindi vorrei diventare brava e continuare. Fai 2 sport, e qual è l'altro sport? Pallavolo. Sempre molto impegnativa come sport, complimenti! Sì, grazie! E invece tu? Sì, io cerco di impegnarmi al massimo, così in futuro cercherò di diventare una calciatrice, magari andare o a giocare nel Parma o al Napoli. Io inseguirò i miei sogni. Bravissime! E l'importante è che comunque le vostre famiglie siano sempre d'accordo con tutte voi. Sì, mi dicono fai quello che ti piace. Giustamente, sempre inseguire i propri sogni, e anche voi vi facciamo tanti complimenti, perché comunque avete delle età giovanissime e sapere già quello che volete è tantissimo. Quindi brave, continuate così. Siamo alla presenza del fondatore dell'associazione, e che ha sempre creduto in questo progetto nella squadra di calcio femminile. Ma come è nata questa iniziativa? Allora, come hai detto tu, noi abbiamo sempre creduto nel settore femminile,
E l'estate scorsa, per varie vicissitudini di altre scuole calcio, ci si è presentata l'occasione di avere un nostro settore femminile. E abbiamo colto l'occasione al balzo, ci abbiamo investito tempo, denaro e abbiamo cercato di pubblicizzare la nostra idea, cercando di arrivare a più ragazzine possibili. E siamo partiti l'estate scorsa con due squadre, avevamo un under 15 e un under 12. Quest'anno abbiamo deciso di impegnarci maggiormente, e non interrompendo mai gli allenamenti. Abbiamo fatto gli allenamenti anche tutto il mese di luglio, l'estate, abbiamo fatto degli open day e diciamo che abbiamo avuto un'ottima risposta, perché quasi certamente riusciremo a fare quattro squadre quest'anno. Avremo un under 10, quindi proprio le piccoline, le ragazzine piccoline, che secondo me deve essere un piacere per gli occhi vederle giocare, l'under 12, l'under 15 e in più proponiamo un'eccellenza femminile, che sarebbe come una prima squadra, sarebbe. E quindi abbiamo quattro squadre per un totale di circa 50 tesserate, che per noi è un successo, ecco, è un po', ci ripaga degli impegni dei miei collaboratori, dell'allenatore, del suo staff, del nostro staff anche in ufficio, il segretario, il custode, ci metto tutti e anche un po' io, poco. Beh, lei è stato l'inizio, perché senza di lei questo sogno non sarebbe stato possibile. Beh, io ci ho sempre creduto fermamente, quindi ho voluto portare avanti questo progetto qualche volta anche contro un po' di scetticismo generale, ma perché ci andiamo a mettere in altri problemi, e avevo questo obiettivo e sono andato dritto verso questo obiettivo, ripeto, anche un po' contro lo scetticismo di qualcuno. Infatti, quali sono state le difficoltà che comunque ha dovuto affrontare? Beh, intanto avere nuovi tesserati, nuove squadre, c'è un maggiore impegno da parte della segreteria, ci sono adempimenti diversi, perché comunque alcune squadre del femminile come riferimento non hanno il comitato regionale Marche, ma hanno Roma, perché sono a livello nazionale, e quindi ci sono state delle difficoltà anche a livello di burocrazia. E poi la difficoltà di come arrivare, di come convincere queste ragazze che il calcio femminile è un bellissimo sport. E quindi le difficoltà principali sono state queste, perché poi ho incontrato la passione dell'allenatore, che si è coniugata con la mia determinazione, e anche con la segreteria, che comunque si è prestata a questa mia volontà e mi è venuta dietro, nonostante, insomma, ecco, delle difficoltà burocratiche. E insomma, siamo andati avanti. Ma quindi vogliamo anche ringraziare, perché poi questo suo sogno è anche stato comunque ripagato, perché siete affiliati alla squadra di Parma Calcio. Sì, noi lo eravamo già col settore maschile, l'affiliazione al Parma Calcio, e adesso l'abbiamo fatta anche col femminile. E tra l'altro già quasi da subito stiamo riscuotendo un discreto successo, perché abbiamo una ragazza che molto probabilmente, perché poi sai, dipende sempre dalla ragazza come approccia la nuova realtà, però molto probabilmente andrà a Parma. Noi, è già un orgoglio, è una soddisfazione enorme, anche perché noi lavoriamo per questo, sia nel maschile che il femminile. Noi lavoriamo per far divertire i ragazzi e le ragazze, insegnarli a giocare a calcio, non semplicemente a vincere. Si insegna a giocare a calcio, ci si diverte, e poi dargli uno sbocco in una squadra di categorie superiori. Ecco. Perché poi vogliamo dire che, come ha detto lei, non è solo vincere, ma lo sport è partecipare, divertirsi e soprattutto far sforciare il proprio talento, come abbiamo detto prima. Certo, non è che a noi non piace vincere, però noi vogliamo arrivare alla vittoria attraverso un processo. Il ragazzino o la ragazzina
deve stare bene, si deve divertire, deve venire all'allenamento con la voglia di venire, all'allenamento deve imparare a giocare a calcio. E noi ce la mettiamo tutta per insegnarlo. Poi, se questo ragazzino ha talento, questo talento noi cerchiamo in tutti i modi di farlo emergere, anche con l'affiliazione col Parma. Ma ho visto che comunque le ragazze sono molto determinate, cioè già sanno quello che vogliono e questo secondo me è anche grazie un attimino allo sport, perché lo sport inquadra molto le persone. Sì, lo sport insegna tanto, insegna a stare in gruppo, insegna il rispetto, insegna la puntualità, insegna tante cose. E comunque è vero, sono stato sorpreso anche io, molte ragazzine sono più determinate dei ragazzini. Io le vedo quando vado agli allenamenti, perché mi diverto tanto andarle a vedere gli allenamenti, e le vedo che anche all'allenamento hanno una determinazione che non sempre vedo negli occhi di alcuni ragazzini. Questo è vero. Quindi questo ci fa piacere ed è aperto a tutte, a qualsiasi fascia d'età, questo sport. Sì, sì, le ragazzine intanto, come anche i ragazzini, possono essere tesserabili dai 5 anni. Quindi vogliamo lanciare un appello a tutte quelle ragazze che ci stanno guardando, che se avete la passione del calcio venite ad iscrivervi. Certo, certo. La nostra segreteria è aperta il lunedì, mercoledì e il venerdì, al pomeriggio e sabato mattina. Quindi c'è il nostro segretario Franco che non sa più dove trovare il tempo per tesserare, però è molto bravo. È uno dello staff che ci ha aiutato tantissimo in questi anni. Veramente tante. Io da sportivo vi faccio un in bocca al lupo per la stagione sportiva, mi fa piacere questa collaborazione che c'è con il Parma, perché è una bellissima realtà nazionale e internazionale, quindi significa che si fonda su delle basi solide il progetto. Vedo qua anche l'amico Gianni Boiani, tanti allenatori e tecnici che ho conosciuto quando arbitravo il calcio 5, ancora arbitro, quindi sono quello che fischia. Però ecco, non la voglio far tanto lunga se non farvi un grande in bocca al lupo per la stagione e complimenti per quello che avete fatto in questi anni e quello che farete nel proseguo. Da parte nostra ci sarà sempre la massima collaborazione per far crescere il movimento sportivo. Siamo alla presenza del sindaco di Fano ed è bello che anche l'amministrazione comunale partecipi a tutti gli eventi e sostenga anche questo nuovo progetto. Cosa ne pensa? Assolutamente sì, Fortuna Fano è una bellissima realtà nata un anno fa anche dall'unione di diverse società sportive che punta a far crescere bene, in modo sano e anche con grande professionalità queste ragazze, quindi noi siamo sicuramente al fianco di Massimo Giuliani, di tutta la squadra, l'equipe degli allenatori, dei preparatori. Ci piacerebbe anche far giocare la prima squadra, quindi che gioca nel campionato di eccellenza nel primo stadio della città di Fano, quindi allo stadio Mancini, per questo lavoreremo, ma oltre alla prima squadra è fondamentale far crescere in modo sano le ragazze che comunque ci sono e crescono ogni anno. Quindi io faccio un grande in bocca al lupo a tutta la società sportiva, a tutte le calciatrici e veramente mi auguro di poter collaborare in maniera proficua per far continuare a crescere il movimento. E poi il settore dello sport è un po' rimasto nel suo cuore, perché come ex assessore dello sport e anche come arbitro, mi hanno detto, come ex arbitro, quindi... Sì, sì, ufficialmente sono ancora arbitro, naturalmente adesso a livello sezionale, quindi provinciale, prima fino a pochi mesi fa ero a livello nazionale di calcio 5, quindi lo sport e il calcio 5 sono sport che conosco molto bene, quindi ecco, spero magari presto di poter tornare a giocare anche io o arbitrare, ecco, che è il mio sport. Anche questa giornata è giunta al termine. Ringraziamo tantissimo tutte le persone presenti, perché è grazie all'aiuto di tutti che questa giornata indimenticabile è stata resa possibile. E quando c'è un mix di tradizione come una squadra di calcio e novità come squadra di calcio femminile, è sempre un successo. Quindi, se avete la passione del calcio, iscrivetevi e seguite sempre i vostri sogni. Io vi mando un grande bacio a tutti i telespettatori di Fano TV e alla prossima!